Benvenuti alla seconda giornata della Serie A Team eFootball PES 2021, il campionato ufficiale di eSport di Lega Serie A. Qui occhio la palla dentro, Malinowski, dentro per Lammers, non arriva, Zapata! 1-0 Atalanta, meritato il vantaggio di Bestia 93X. Toro che adesso deve spingere, lo fa molto bene con Simone Zazza, lo fa con qualità, scambio adesso con Zazza in verticale, cercare Belotti, 1-2, Belotti ancora, finta, sinistro, palo clamoroso, allora Belotti ancora, che sfortuna, e poi finisce dentro. Balde si deve accendere adesso il numero 10, eccolo, lo fa per Prelez in area, Prelez col sinistro, buca le mani di Kordaz e fa 2-0 Diego Forlan, eccola tutta la sua gioia, l'esultanza, la pacca sulla spalla del suo compagno Beppe T. Cancello ancora lui dentro per Belotti. Il controllo fa tutta la differenza del mondo. Carmine, attenzione, la palla lunga per Simi. Simi la domestica, Simi ancora sulla destra per un as. Lo salta secco, un as, attenzione in piedi, ma attenzione, la conclusione, la palla rimane lì per il gol del Crotone con Simi. Raff Inter sblocca questa partita. Gossens, appoggio per Duman Zapata, il tacco per Ilicic, attenzione, il pallonetto, la palla rimane lì, è di testa, Josip Ilicic permette di pareggiare i conti 1-1, appoggio per Ilicic, Ilicic lo scambio con Muriel, attenzione, la palla di ritorno, vediamo se va in via in velocità Luis Muriel, attenzione, Muriel, che erroraccio questo di JC Stanner. Qui che pasticcio, Zapata, attenzione, il pallonetto! Gran gol di Bestia 93, ma che pasticcio difensivo da parte di Diego Forlan. Attenzione qui, palla sanguinosa persa per Keita Balde. Keita Balde! Il pareggio della Sampdoria! Ci potrebbe essere l'occasione qui per Cancello che addomestica la palla al buco, vediamo se lo sbilancia, però la palla rimane lì per il Gallo Belotti e fa il gesto della cresta come lo fa il suo capitano. Adesso Belotti, il Gallo Belotti a destra per Zazza, 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 e gioco 86 firma il terzo gol. Beh, Lammers ha fatto una grandissima partita, è un giocatore molto fisico che sa tenere bene l'area di rigore, ha fatto un gol veramente eccezionale mettendosi davanti al difensore, il quinto gol, il gol del 5-0, con un colpo di testa poi facile, uno contro uno col portiere, è un giocatore qui, su cui l'Atalanta sicuramente punterà per tutto il torneo. Ecco Luca Marrone che va a lanciare in profondità un asse che è scattato molto bene in posizione regolare. Attenzione, riceve l'ex giocatore del Napoli. Bellissima finta ai danni di Ferrari. Penetra in area di rigore. Una conclusione pazzesca. Che gol! Che gol, Raff Inter! Questa è una vera e propria magia. Torino che adesso si spinge in avanti con Gojak. Con Belotti la conclusione. E finalmente la partita si sblocca. Gioc 86 va in vantaggio con il Gallo Belotti. Attenzione alla Sampdoria che cerca la reazione con Antonino Lagumina. Arriva immediatamente il pareggio. Attenzione qui a Molina dal limite dell'area. Dentro a cercare Rocca con il tacco meraviglioso di Carmine. Raff Inter 9-3-4 la riapre. Uno contro uno di Miracic, non c'è spazio. Lo trova per Maele, attenzione, entra in area Maele, palla dentro, Duvan Zapata, che movimento! 3-1 Duvan Zapata. Valerio Verre, una punizione magistrale. Ilicic appena entrato, pallone in profondità per Zapata, tu per tu col portiere. A tu per tu col portiere, non può sbagliare la pantera Duvan Zapata. Attenzione, Josip Ilicic. Oh, attenzione, una traversa pazzesca, poi Muriel con un tap-in che sembrava un gol già fatto. Qui il Torino avrà la possibilità, con una vittoria, di vincere clamorosamente questo girone B. Qui Zazza si destreggia molto bene, Cancello col sinistro deviato. Per oggi è tutto, grazie per averci seguiti e arrivederci.